Sabrani in azione, effettua il cross centrale e c'è la rete, gol di Madir di testa, Marocco che passa in avvantaggio. Madir ha portato in avvantaggio il Marocco, bello lo stacco di testa, imparabile, imprendibile per il portiere Drid, 1-0 per il Marocco. Ecco il cross di Jabrane, rivediamo, e lo splendido stacco di testa da parte di Madir, 1-0 per il Marocco. Indubbiamente era la logica conclusione, segnare la rete del Marocco prima o poi doveva farlo. È stata una bellissima azione anche quella di prima del terzino di Jean, che ha per un gol a 0. C'è un fallo commesso su Ferui, calcio di punizione per l'Algeria. Algeria che sta accelerando i tempi, ovviamente. Mengaria, Merzecani in azione, lancio indirizzato su Diamond, chiude ancora una volta la difesa del Marocco con Bias. Riprende Merzecan, l'invito è per Yaki, Diamun, Yaki in area, attenzione l'intervento, l'uscita e il gol di Bellumi, ma è concesso, se sia valido il gol di Bellumi, e il pareggio della formazione algerina che giunge al 42esimo del secondo tempo. L'Algeria quindi pareggia con Bellumi. Ecco il gol di Bellumi, la schiacciata di testa a terra del pallone, imparabile anche questa volta per Atmi, il cross di Diamun e il colpo di testa di Bellumi. Risultato. L'attaccante marocchino, battuta con il destro e la parata di Nadir, ancora una di Drid, scusate, ancora una volta quindi Drid riesce a neutralizzare un calcio di rigore ad un giocatore marocchino. Siamo sempre sul 3-3, a questo punto è fondamentale che il prossimo giocatore algerino non sbagli il calcio di rigore o non se lo faccia parare, questa volta dal portiere Atmi. Sul piede di Belgherbi quindi la possibilità di guadagnare la terza posizione in questa Coppa d'Africa. Belgherbi e gol! L'Algeria dunque arriva a conquistare la terza piazza ai danni della formazione del Marocco. Ricordiamo quindi brevemente, l'Algeria batte il Marocco per 5-4 dopo i tempi regolamentari, dopo i supplementari.